Ciao a tutti ragazzi, in questo video andremo a vedere i personaggi di Masters of the Universe, dal numero 14 al numero 17. Eccolo qua. Andiamo a vedere il numero 14, abbiamo Stratos. Questo è il fascicolo, la copertina, eccolo qua. E questo è il personaggio. Ci vedete più vicino, eccolo qua. Come armi, diciamo così, come attrezzatura jetpack e l'appendice per volare. Come armi sicuramente userà i pugni. E questo è Stratos. Davvero un personaggio molto fatto, molto bene. Poi passiamo a Tricops. Questa è la copertina, eccolo qua. E questo è il personaggio. Come arma ha la bella spada che taglia metallo, colorato perfettamente, neanche una sbavatura di colore. Eccolo qua. Poi passiamo ad un altro personaggio che si chiama Mossman. Forse la scritta si vedrà al contrario. Farò un altro pezzo di video. E questo è la figure. Davvero molto dettagliata. Con la sua mazza fatta di radici. Eccola qua. Passiamo all'ultimo personaggio, non per ultimo abbiamo Clawful, eccolo qua, questa è la copertina e questa è la figure. Facciamo un primo piano, vediamo se si vede bene, sì, colorato perfettamente e come armi ha le chele, eccolo qua. Comunque adesso farò una panoramica dei quattro figure, quindi ci vediamo dopo. Eccoli qua, questi sono i personaggi di oggi, Stratos, Triclops, Mossman e Clawful. Cominciamo con Stratos. Malgrado l'aspetto quasi selvaggio, gli avioniani sono dei grandi inventori. Eccolo qua, non si vede meglio. Sì, perfetto. Posso fare anche un zoom così. Una delle loro creazioni più celebri è Jetpack, uno zaino con razzo propulsore. Come dicevo poco fa, le ali di Avion. Il tratto più tipico degli avioniani, o uomini uccello, è costituito dalla presenza di piccole ali sulle braccia. Eccolo qua. Grazie a queste appendici Stratos e i suoi sudditi sono in grado di volare e per aumentare la velocità possono ricorrere al jetpack. Eccolo qua. Fatto perfettamente, colorato perfettamente. In questo non c'è nessuna sbavatura, come ho riscontrato in alcuni. Vedete che è perfetto. Ok, mettiamo da parte Stratos e vediamo Triclops da più vicino.
Eccolo qua. Vediamo se zoom. Eccolo qua, perfetto. Il visore triottico. Dopo essere restato cieco, Triclops inventò un visore che non solo gli restituì la vista, ma la rese più potente. Grazie a questo dispositivo, Triclops può vedere attraverso gli oggetti a grandissima distanza. E persino nell'oscurità notturna. La spada che fende il metallo. Eccola qua. Vedete, sì. Bella. In un mondo di spade magiche, Triclops si fida solo di quelle che lui stesso ha forgiato. Con una lama che taglia persino il metallo. E se mai dovesse perderla, ne modellerebbe all'istante un'altra identica. Eccola qua. Questo è Triclops. Anche lui, tranne questa piccola piega che è incollata male, è collata perfettamente, ma niente di che. Anche gli stivali, qua un po' di colore, ma niente di che perché si espone sempre davanti. E qua abbiamo i tre occhi. Quadrato, circolare e triangolare. Eccolo qua. Perfetto. Mettiamo da parte Triclops e andiamo avanti con Mossman. Eccolo qua. Facciamo un bel zoom. Oh, guardate che bello. Bello per modo di dire. Ben fatto. Oh, il corpo di Mossman è uno dei tanti avatar di Creennot Orosh, il multiforme spirito delle piante di Eternia, e come tutti gli avatar di Mossman, ha il potere di apparire ovunque ci sia vegetazione. Mossman appare spesso equipaggiato con attrezzi e armi rudimentali. In questo caso abbiamo, vedo un po', eccolo qua, alto. Abbiamo una mazza fatta di radici e un affilato coltello di ossidiana che qua non vediamo. Anche adesso guardate, guardate tutta la scolpitura dei peli. Guardate le mani, cioè, è perfetto. Le gambe. Andiamo dietro se c'è qualche difetto, ma niente, niente. Perfetto, guardate le mani. Perfetto. Ok. E il viso spettacolare. Perfetto. Ok, passiamo all'ultimo personaggio che è Crawful. Eccolo qua. Allora, sempre uno zoom. In questo caso facciamo più basso. Eccolo qua. Allora, il pettorale. Costretti in gioventù a indossare un'armatura, i guerrieri cariconi sviluppano poi un robusto esoscheletro che cresce di dimensione e diventa più resistente ad ogni muta successiva. Eccolo qua, andiamo più vicino. Questo è il pettorale. Poi abbiamo le chele. Sebbene da giovani cariconi abbiano chele asimmetriche su entrambe le braccia, con l'età adulta la chela dominante e con maggiore abilità cresce di forza e dimensione, rendendolo estremamente minaccioso. Eccolo qua. Anch'esso fatto perfettamente, molto bene. Tranne qua una gira sbavatura, ma niente di che. Le zampe fatte in questo modo, con gli artigli. Andiamo dietro. Sembra un drago con questa scolpitura. Ok, direi che ci siamo. Direi che ci siamo. Faccio un piccolo zoom. Allora, e faccio una bella foto. Ok, via.
scattata. Direi che per questo video è tutto, grazie per la visione, a presto, ciao!